Dire quello che si pensa non è sempre facile. Può essere per paura di esporsi, per educazione, per evitare conflitti o ottenere, almeno si spera, qualche vantaggio. Questa difficoltà può dipendere totalmente da noi o essere favorita dal comportamento o dalla comunicazione di qualcun altro. Ci troviamo così di fronte a un bel paradosso. Infatti la comunicazione, evolutivamente, nasce per dar forma e per condividere il nostro pensiero. Ma molto spesso questo non è possibile e la comunicazione, possiamo dire, è come se si rivoltasse contro se stessa e contro di noi. Infatti, se alteriamo il nostro modo di comunicare, alla lunga questo influirà retroattivamente in modo negativo sulla flessibilità e sulla libertà del nostro pensiero. Ma non è tutto qui, ci saranno anche effetti limitanti sull'immagine che abbiamo di noi stessi, sulle competenze sociali che pensiamo di avere, sul senso di poter agire attivamente sulla realtà circostante. Quelli che abbiamo appena visto sono collegamenti che è facile intuire sulle proprie esperienze, sulla propria pelle, ma che sono fortunatamente state anche dimostrate da molte scienze. Per citarne alcune, quelle a cui noi più spesso ci rifacciamo in generale nel nostro lavoro, ci sono l'apnei, le neuroscienze, l'etologia comparata e l'evoluzionismo, ma molte altre. Allora, visto che è dimostrato questo legame, è importante approfondire e vedere come il legame tra pensiero e linguaggio è molto stretto. Uno influisce sull'altro in maniera bidirezionale. Ma non solo, anche il linguaggio e le relazioni sono strettamente interconnesse. Proprio perché c'è un altro con cui parlare, è diventato utile comunicare e quindi da lì prende origine tutto. Studiando proprio questi legami, cercando di individuare quali fattori possono essere in grado di favorire lo sviluppo di pensiero, linguaggio e relazioni e delle loro interazioni reciproche, ci siamo accorti che alcuni fattori erano spesso ricorrenti. Dallo studio teorico, allora siamo passati alla fase di ricerca e sperimentazione. Da questa siamo passati allo sviluppo di strumenti e di schemi comunicativi in grado di agire sui singoli fattori e sui loro collegamenti. Li abbiamo provati in laboratori pratici e li abbiamo fatti anche sperimentare sul campo fino ad arrivare all'attuale struttura. Da questo lavoro è nato il metodo Talking Mind. Come suggerisce il nome, si tratta di uno strumento, o meglio, di un approccio costituito da differenti strumenti con l'obiettivo di rendere più libero e fluido il rapporto tra mente, comunicazione e relazioni. Come abbiamo visto, si tratta di un tema importante a diversi livelli, per il nostro benessere mentale, per una buona comunicazione, per rendere più efficace il nostro pensiero, per gestire tensioni e conflitti relazionali, per rinforzare l'autostima e la consapevolezza nella propria abilità, così come la possibilità di influire attivamente sul mondo circostante. Si tratta di uno strumento molto pratico, illustra un metodo di base e presenta 11 differenti tecniche che è possibile applicare e sperimentare in diverse situazioni della vita, sia personale che professionale. Per renderlo fruibile in modo semplice e adeguato alle diverse necessità di ognuno, abbiamo realizzato una serie di video, visibili secondo i propri ritmi e tempi. Ai video esplicativi sono affiancati approfondimenti testuali ed esercizi per poter sperimentare praticamente quanto descritto in ognuna delle diverse tecniche. Si tratta proprio di strumenti trasversali che possono ampliare il bagaglio dei professionisti del cambiamento e del benessere mentale, così come di chi si occupa di crescita, sviluppo e apprendimento, o anche manager e altri professionisti che hanno ruoli di coordinamento e leadership, per cui il rapporto tra mente, comunicazione e pensiero è relazione molto molto importante. Proprio perché vuole essere un corso eminentemente pratico e rendere massimo il rapporto tra apprendimento e il tempo investito nel seguirlo, abbiamo deciso di non dare troppo spazio ai fondamenti teorici e scientifici del metodo. Ci limitiamo a dire, come già accennato, che prende origine dall'integrazione di discipline come apnea, neuroscienza, evoluzionismo e etologia, al fine di portare la loro grande valenza scientifica
su un piano pratico e di trasformarle in strumenti operativi solidi ed efficaci. Per chi volesse approfondire questo approccio, trova tutte le informazioni sul nostro sito, sia nella parte descrittiva che attraverso il blog con tutti i suoi articoli e le ricerche che lì presentiamo.